io odio la censura. Quindi io da sindaco, da uomo delle istituzioni, da cittadino e da persona che pensa, io non dirò mai no a una ripresa di un film o di un'altra cosa, quindi mi dissocio da altri miei colleghi che negano le riprese. Altra cosa è anche il diritto di dissentire su alcune cose. Io per esempio penso che oggi Napoli non è la Gomorra descritta anni fa da Roberto Saviano, così come penso che si farebbe bene per un'operazione di verità a descrivere i mille colori di questa città, come descrive Pino Daniele. C'è ancora oggi il nero, c'è ancora oggi il grigio, ma c'è anche tanta luminosità. E quindi io mi sforzo, lo faccio ogni giorno. Poi qualcuno si offende se uno la pensa diversamente, spiace che proprio chi poi magari vuole essere giustamente ricordato come un pensatore libero non sarda piglia male se esistono anche altri pensatori, cioè che magari su alcune cose la possono pensare diversamente. Io credo che sia giusto difendere, come sto cercando di fare in questi giorni, la Napoli dell'antimafia dei fatti, senza con questo, non voglio sembrare noioso, nascondere i problemi o fare un'operazione negazionista sulla camorra. La camorra c'è, si vede, la camorra c'è e l'avverto, l'ho avvertita da magistrato, la mafia che ti mordeva i polpacci, e l'avverto oggi come insofferente al fatto che la politica a Napoli abbia definitivamente interrotto i rapporti con la camorra. Quindi è una partita molto alta, quindi Gomorra la possono girare a Napoli quanto vogliono. Se qualcuno mi dice quella è Napoli, secondo me no, è una parte di Napoli, ci sono bande di camorristi che controllano il territorio, ci sono riciclaggio di denaro sporco, le tante cose che sappiamo, ma dire che oggi Napoli e Gomorra si fa un'operazione di falsità, e quindi alla fine si rischia di non essere più pensatori liberi, nessuno, ma si rischia di essere altri. Nessuno spirito di emulazione dunque da una serie come quella? Beh, se fai solo quello, io l'ho già detto, guardate, io ho usato un termine che è molto forte, se fai letteratura unilaterale, indipendentemente dalla tua volontà, ma se poi perseveri evidentemente anche con la tua volontà, seppur inconsapevolmente, diventi un consolidatore dei fenomeni criminali. Io ho una frase molto dura che ho detto anche altre volte, della quale credo, invece secondo me fai un'operazione di verità se descrivi la camorra e descrivi le forze dell'ordine, i magistrati, gli amministratori locali onesti, i cittadini, le associazioni che si sono ribellati, che rischiano la pelle e che stanno conquistando come in una battaglia militare pezzi di territorio. Se invece dici è sempre quella, non cagna mai niente, sono tutti uguali, chi se ne avvantaggia? La camorra. È molto semplice, perché per la camorra, se dici che siamo tutti uguali, se alla camorra dici che non cambia mai niente, se alla camorra dici che i poliziotti sono corrotti, i magistrati sono corrotti, gli amministratori locali sono tutti corrotti, chi gode, chi brinda e chi festeggia è la camorra.